trattativa Lampo, ritorno senza dubbio clamoroso. A distanza di 4 anni e mezzo, di nuovo Pescara per Riccardo Maniero, la cui separazione gennaio 2015 fu caratterizzata da un vespaio di polemiche. Munifica la proposta del Catania, 3 anni e mezzo, 1 milione netto di ingaggio complessivo, 450.000 euro nelle casse del Delfino. Via nel momento migliore, 25 gol in un anno e mezzo, 13 nel 2013-2014, 12 sino a dicembre della stagione successiva. Con Melchiorri una coppia atomica in una delle rose più forti degli ultimi anni. C'erano i vari Bjarnason, Politano, Pasquato, Memuscei, Zampano, Salamon, Fiorillo, Sansovini da gennaio in poi, il giovanissimo Selasi, 18 anni, grande protagonista a centrocampo con Memuscei nel 4-4-2 varato da Baroni dalla trasferta di Brescia dell'8 novembre. In totale per Maniero 36 gol in 101 presenze con la maglia del Pescara, arrivato giovane nel 2010. Da Catania in poi una buonissima stagione a Bari, 13 gol nel 2015-2016, quindi appena 7 nell'ultimo biennio tra Novara, da cui si è svincolato, e Cosenza, lo scorso anno in prestito proprio dal club piemontese. Maniero ha firmato per un anno con opzione a favore della società, già a disposizione di Luciano Zauri. 4 le punte centrali, Tumminello, Bonino, Borrelli e appunto Pippo Riccardo Maniero. Al momento discorso chiuso per Federico Melchiorri. A centrocampo Palmiero resta sempre una pista calda, ma bisognerà prima capire cosa ne sarà di Gaston Brugman, per il quale, per inciso, non ci sono ad oggi richieste ufficiali. Ndiaye e Ventola saranno girati in prestito, Perrotta è destinato al Bari a titolo definitivo. Infine Sottil, migliore in campo nel primo match di International Champions Cup con la maglia della Fiorentina, 2-1 sul Chivas. Nelle immagini il sinistro chirurgico della classe 99 che Sebastiani vorrebbe riportare a Pescara. Si nutre fiducia, ma non sarà facile.